piangeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Continuiamo la lettura del Vangelo secondo Marco e oggi siamo al capitolo primo, dal versetto 21b al 28. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità? Comanda persino gli spiriti impuri e li obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Amen. Ecco, e prendiamo anche la lettera agli Ebrei, capitolo 2, 5, 12. Fratelli, non certo a degli angeli Dio ha sottomesso il mondo futuro del quale parliamo. Anzi, in un passo della Scrittura qualcuno ha dichiarato: «Che cos'è l'uomo perché di lui ti ricordi? O il figlio dell'uomo perché te ne curi? Di poco lo hai fatto inferiore agli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato e hai messo ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Al momento presente, però, non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. Tuttavia, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore, a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi. Amen. Ecco, cari amici, mi piace in questo tempo di ordinario, nella prima settimana, di cogliere le prime parole che vengono date, sia da Marco, sia la prima lettura della lettera agli Ebrei. Innanzitutto vedere come il ministero di Gesù è un ministero di potenza, un ministero incentrato su segni che manifestano che Dio è con noi. È bello ricordare quello che abbiamo appena festeggiato nel Natale. Quello che ieri anche dicevamo, che Dio si è manifestato, dice la lettera agli Ebrei capitolo 1, attraverso il Figlio che è irradiazione del Padre. Il Figlio è colui che manifesta a noi la misericordia di Dio. E oggi diremo la potenza di Dio, perché questo capitolo 1 di Marco ci parla dell'insegnamento di Gesù che aveva autorità e la sua autorità era sopra ogni cosa, sopra ogni malattia
Ecco perché la lettera agli ebrei dice che tutto ha sottomesso sotto i suoi piedi, ogni cosa, ogni situazione. E nella sinagoga, quando Gesù parla, predica, insegna, viene sottomesso un uomo posseduto da uno spirito impuro. Tutti si meravigliano delle parole di Gesù. Tutti si meravigliano che quest'uomo ha qualcosa di diverso dagli altri. Quest'uomo aveva questa exousia in greco, questa autorità mediante la quale sottometteva ogni situazione. Ecco allora che il Vangelo di Marco accompagna la lettera agli ebrei, ma soprattutto accompagna la nostra vita. Quante situazioni all'inizio di questo anno 2021 noi viviamo e spesso le viviamo con sofferenza, le viviamo con tensione, le viviamo in un atteggiamento non tranquillo, non sereno, ma chiediamo al Signore che intervenga, ma tante volte non vediamo alla fine di certe situazioni. Ovvero noi fissiamo i nostri occhi solo su presente o quello che può essere domani, senza vedere al termine di una difficoltà, di un'angoscia, di una situazione in cui non vediamo una via d'uscita, una luce finale. Ecco che Gesù allora ha tutto il potere di cambiare, di rivoltare queste situazioni. Lui ha questa exousia in greco, questa autorità. Ha il potere di cambiare tutto, come è entrato nella sinagoga e chissà come mai per tanto tempo in questa sinagoga c'era un uomo posseduto da uno spirito impuro e forse la gente non si rendeva conto o se si rendeva conto, mai nessuno lo aveva liberato. Quante volte noi viviamo in situazioni che ci appesantiscono, in situazioni con cui siamo abituati a convivere. Siamo abituati a convivere con spiriti impuri, come nella sinagoga. La gente che andava per questo culto era abituata questo uomo che aveva lo spirito impuro. Ma quando è arrivato Gesù, allora lui ha detto, esci da costui. Lui ha proclamato con forza di andarsene. Taci, gli ha detto, e gli ordinò severamente allo spirito, esci da lui. Allora ecco che si realizza, e lo dobbiamo pregare anche noi, questa parola della lettera agli ebrei. Avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. E allora io ti invito, caro fratello, cara sorella, a presentare a Dio oggi, in questo giorno, i tuoi problemi, le tue difficoltà, le tue crisi, i tuoi spiriti impuri, vorrei dire. Tutto ciò con cui magari sei abituato a convivere, a vivere, ma che ancora non hai sconfitto, perché è solo Gesù che può sconfiggere, è solo Gesù che può imporre la sua mano ed intervenire. E allora preghiamo insieme dicendogli, vieni o Signore, intervieni oggi nella mia vita, intervieni oggi nella mia casa, nella mia famiglia, concedimi di vedere che tu sei il Dio dell'autorità, il Dio che ha potere sopra ogni cosa, il Dio che può intervenire, il Dio che può sconvolgere le situazioni umane, il Dio che può porre fine alle mie crisi, alle mie angosce, alle mie difficoltà. E io ti invoco e ti chiedo, donami di sperimentarti, donami di incontrarmi con te, che sei il Salvatore, il Verbo di Dio che si è fatto carne. Vieni, illuminami con la tua luce e che io possa vedere che tu oggi stesso
intervieni e allontani dalla mia vita queste difficoltà. E grazie perché sei fedele, so che mi ascolterai. A te, Signore Gesù, l'onore e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, grazie che mi avete accolto. Vi auguro una buona giornata. Sottomettiamo al Signore tutta la nostra vita. Ciao, a domani. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore. Perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.